Only Craps, bici sono ragazzi, io sono Vez Bossan e sono tornato con il 39esimo episodio della mia serie Miracle Flu su Pokémon Bianco. Allora ragazzi, ora ricordo tutto. Perché sto dicendo questo ragazzi? Perché io mi sono ricordato della primissima volta che giocai a Pokémon Bianco e della seconda volta che sfidai la Lega e c'erano i Pokémon a livelli altissimi. Sì ragazzi, andare a risfidare la Lega equivale a perdere subito, perché la mia squadra non è sufficientemente allenata. In quanto ora, i Super 4, non mi ricordo ragazzi perché ho controllato molto velocemente, hanno 5 o 6 Pokémon, penso in realtà 5, nessun Super 4 ne ha 6, e Nardo ha i Pokémon tra il 70 e l'80 se non mi sbaglio. E io mi ricordo, me lo ricordo molto bene, ero disperato. Non sapevo più cosa fare. Mi fui messo, se così si può dire, mi misi, meglio ancora, a sconfiggere tutti gli allenatori dei percorsi ad est di Boreduopoli e a sconfiggere anche un fottio di Pokémon selvatici. Ce n'erano alcuni a livelli molto alti che trovi nell'erba. Quindi ragazzi, per la risfida della Lega Pokémon, che probabilmente è l'ultima risfida che faremo, in quanto una terza risfida e quindi una seconda a Nardo, non penso che ci sia differenza dalla seconda, i livelli dovrebbero essere gli stessi, ma in tal caso controllerò. E adesso farò tutto quello che devo fare ragazzi. Ebbene, nello scorso episodio ho cominciato a trovare i 7 saggi, anzi i 6 saggi, e in questo episodio continuerò. Ma perché mi trovo in questa casa ragazzi? Perché ho controllato e il Pokémon del suo uovo l'ha trovato nel castello sepolto, ragazzi. Qual è il Pokémon che si trova nel castello sepolto? Vulcaruna. E infatti il suo è un uovo di Larvesta. Solo che, ragazzi, ormai la nostra squadra è completa. Prendere un uovo soltanto per farlo schiudere per il Pokédex non serve, ma vi basti sapere che il suo uovo è uno di Larvesta. Mentre lui, ragazzi, ho controllato e compra le ossa rare. Le ossa rare sono uno strumento che, se non mi sbaglio, può essere tenuto dai Cubone e dai Marowak, credo. In realtà non l'ho controllato. Forse si trova in giro come le perle, le grandi perle, le polvostelle. Magari mi confondo con l'osso spesso, non ne sono sicuro. Ma lui vende le ossa rare al prezzo, a un prezzo più alto, forse il doppio, come il tizio che compra le pietre a Mistralopoli. Ebbene ragazzi, perché sono tornato in questa casa? Solo per mostrarvi questo, perché più che altro volevo dirvi le cose di fronte alle persone in particolare, nel senso, vi ho detto quella cosa dell'uovo davanti alla persona, magari non ve la ricordavate la persona, è già attivo il repellente, esatto, perché sono andato a curarmi la squadra e a fare un altro paio di cose nelle altre città. Niente di che ragazzi, non preoccupatevi. Sta di fatto che adesso noi finiremo questo percorso e poi andremo al cantiere dei sogni a trovare il secondo saggio. In questo episodio dovrei riuscire a trovare altri 3 saggi. Gli altri 2 non ancora, togliendo Gechis, in tutto 6 ovviamente. Borsa, strumenti, super repellente e penso di leggere già un commento ragazzi. Ho 3 commenti da leggere in questo video. Uno è del 35esimo episodio e gli altri 2 del video che è uscito oggi, ovvero il 36esimo. Quella bella miniaturona di Zekrom. E c'è appunto nel 35esimo episodio Striscia l'immondizia che mi scrive: Kamina e Garo sono i più forti del team. Allora, concordo appieno, ma io metterei anche Lumiere. Sì, metterei anche Lumiere. Sono i 3 più forti. Atlas e Petunia non sono poi così tanto forti, ma comunque ragazzi a me piacciono un sacco, più che altro per la combinazione di tipi e le mosse. Mentre Pteriarch, diciamo che mi sa che ho soffiato leggermente sul microfono, credo. Tra l'altro qua si trovano soltanto la Momola di livelli molto bassi, a quanto pare sì ragazzi, bene. Direi che abbiamo finito anche con i mulinelli, non ne troverò più. Allora, noi abbiamo questa zona, ok, qui non c'è nessuno strumento e qui c'è questo strumento nascosto che è una scamacuore, molto interessante. Dicevo, io metterei anche Lumiere, Pteriarch invece è un po' un'incognita, nel senso che è troppo rischioso, è davvero troppo rischioso per poterlo includere. Per cui ho già letto un commento. Allora, qui cosa abbiamo? Abbiamo una perla, ok, e c'è un altro strumento nascosto.
Questo qua è una grande perla, perfetto. Questo lo dovrò vendere off camera sicuramente. Ok, per di qua non si può passare. Cosa abbiamo qua? Un'allenatrice che penso proprio di poter sfidare con il mio Lumiere. E nel frattempo leggo anche gli altri due commenti. È una combat girl di cui ho perso il nome purtroppo. Ha due Pokémon e farei pirolancio. Allora, c'è sempre Striscia l'immondizia nell'episodio di oggi che mi scrive: dispiace che non farei leggendari con gli eventi. Dispiace anche a me, ma non li ho mai fatti. E so che comunque nell'emulatore si possono fare, si possono praticamente scaricare gli eventi. Però mi secca davvero tanto. Sì, davvero, non l'ho mai fatto e non ho intenzione di cominciare da adesso, Debbie. La trascura di Pokémon ha movimenti molto ritmici. Oh sì, puoi dirlo forte. Ora, il repellente non è attivo e quello strumento mi sa che è l'ultimo. Vediamo se ce la faccio a prenderlo. Ed è l'MT-19 che contiene telecinesi. Perfetto, un'altra MT che va ad aggiungersi nella nostra collezione. Una lotta contro Scraggy che faccio tanto per... E tra l'altro, quando risposi al suo commento che mi chiese appunto se facevo i leggendari anche degli eventi, avevo elencato praticamente Zekrom, che ovviamente ho catturato per la storia, il trio dei moschettieri, poi dissi, anche se in realtà non è passato tutto questo tempo, Kyurem, però mi sono dimenticato di Tornadus, di Tandarus, scusate. Sì, anche Tandarus catturerò, con la Master Ball ovviamente, perché è molto più easy. E poi leggo l'ultimo commento di Ghost Plays che mi scrive: Belze, ma dopo Pokémon Bianco cosa farai? Allora, ovviamente devo fare... Perché è durato così tanto lo schermo nero? Molto strano. Vabbè. Dicevo, ovviamente devo fare Bianco 2, ma non penso di farlo subito. Allora ragazzi, io ve lo ripeto, quest'estate lavorerò da un'altra parte e quindi sono orari molto diversi da quelli che mi ero programmato dall'estate scorsa. Quindi io non posso... Ah, mi serve taglio, mi serve... No, perché io ho da andare di qua. Eccola qui, ragazzi. Ah, qui c'è il Munna. E c'è pure uno strumento Allora, qui c'è uno strumento. E c'è anche il Munna, che io quasi quasi catturerei. Allora, ragazzi, mi sa che faccio un cambio di programma. Sì. Allora. Ok. Allora, taglio non mi serve, taglio. Vabbè, rispondo un attimo il commento, rispondo. E purtroppo c'ho mia sorella che sta parlando a un volume molto alto, nonostante aver detto che stia facendo un video. Per cui, niente, purtroppo non c'è il benché minimo rispetto. È per questo che adoro stare da solo in casa. Praticamente, il 21 giugno esce Crash Team Racing Nitro Fueled. Esce per PS4, Xbox One, Nintendo Switch, che comprerò. E c'è scritto su Wikipedia anche Microsoft Windows, quindi anche per computer. La mia domanda è, ci sarà anche su Steam? Posso comprarlo da Steam? Perché ragazzi, appena esce io lo compro. Full prezzo non mi interessa, io me lo compro. E vi ho già detto in passato che voglio farci la serie. E siccome è una serie di un gioco, diciamo, non troppo aspettato nel mio canale, lo so, l'ho detto in modo un po' strano, però penso di... Allora, contando tutto quello che voglio fare su Pokémon Bianco, dovrei finire per metà giugno con un video al giorno, togliendo quei 5 giorni dove non ci saranno quasi praticamente video, ovvero tra il 27 maggio e il 31 maggio. Ve l'avrò già detta questa cosa, credo. Penso di fare Crash Team Racing, se riesco ragazzi, dopo Bianco, e poi di partire con Bianco 2. Ma è ancora tutto quanto molto frammentato nella mia testa. Ora, per andare a prendere quello strumento mi sa tanto... Ah! Ok, mi serve taglio, mi serve. Posso insegnarlo a qualcuno per un attimo? C'è uno strumento che ho dimenticato a quanto pare. Ho provato a insegnare Fulmine a qualcuno, ragazzi, non lo impara nessuno. E lo so, devo insegnare, sono le 6. Devo insegnare Cascata... al mio Garo. Lo farò sicuramente off camera dopo questo episodio. Taglio, può impararlo qualcuno? Teriarch al posto di Frana. Cosa sono costretto a fare? Dragartigli ce l'ho come MT, giusto? Un attimo. Ah, un attimo. No, sì. Dragartigli ce l'ho come MT. Al posto di Dragartigli, ragazzi. Sì, voglio prendere quello strumento, mi dispiace. So che è uno strumento di quelli dell'inizio, praticamente, tipo un antidoto, una pozione. Però voglio fare più cose possibili di questo gioco. Allora, essenzialmente l'ho dimenticato.
qua è infatti molto ben nascosto ed è un antiparalisi, ragazzi, ci ho preso. E essenzialmente là sopra non c'era niente, giusto? No. Va bene, ragazzi, allora, cambio di programma. Perché cambio di programma? Perché io volevo catturare il Musharna particolare e il Vulcaruna del Castello Sepolto dopo i saggi. Però io vi ho detto all'inizio di questo episodio che adesso sarei andato da tre saggi, ovvero quello del Castello Sepolto, quello della cava pietraelettrica e quello del deposito frigo. In quanto con questi siamo a quattro. Ce n'è uno nel Castello Sepolto, appunto, e un altro nel percorso 14, che è un percorso a, come posso spiegare, è il percorso ad est di Sciroccopoli, ma io volevo fare la strada da Boreduopoli a Sciroccopoli, non il contrario. Quindi penso di fare così adesso, facciamo questi due Pokémon e Fruscio, vabbè, capirai, è un audidino al 10, vabbè, tanto per... e i saggi, voglio fare così, stavo per dire. Quindi ora scendiamo nel vero cantiere dei sogni, a quanto pare, con degli allenatori e degli strumenti nascosti. Non è... non c'è lì oddio. Sono confuso. Emilio che manda Drauzi al 63! Mi sa che ho sbagliato qualcosa, ragazzi. Già, ipno. Mi sa che ho sbagliato qualcosa. Congiura, merda. È una mossa misciotta. Ah, ok, hai fatto male a usare doppia congiura. Chi troppo vuole... Ah no, adesso muoio, sicuro muoio. Psychoshock, sì, mi distrugge. Il problema è che la scottatura lo butta giù e nessuno guadagna esperienza. Fottiti. Mandiamo Garo, ragazzi, e Musharna. Ho sbagliato, ragazzi. Merda. No, non posso fare questo percorso. No, no, assolutamente no. Devo... Ho fatto male i calcoli, devo assolutamente, mi sa tanto che devo partire dal percorso ad est di Boreduopoli, sì. Ah, mi sono svegliato, fallito ridondata e mi ha riaddormentato. Va bene, gioco, va benissimo, fai quello che vuoi con me, tanto, tieniti pure i tuoi segreti. Addio, finalmente. Ok. Emilio, perché ho perso? Non riesco a farmi una ragione, guarda, non mi interessa, no, 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 no. No, assolutamente no. Lo strumento è dall'altra parte. Niente, ragazzi. Cambio nuovo di programmi. Facciamo questo percorso. Lì c'è anche la fossa gigante, dove c'è Kyurem che mi aspetta. E voglio fare anche la caverna ascesi, voglio fare anche. Era qua, giusto? Sì. Sì, ce ne sono di cose che voglio fare. In realtà potevo andare... No, Boreduopoli. Sì, ho deciso, ragazzi. Si parte da quel percorso, si parte. Ovviamente, ragazzi, ora farò solo i percorsi. Non catturerò Kyurem quando arriverò alla città prossima. Non mi ricordo mai se è Spirale o Forte Brezza. Comunque, ora dovremmo poter passare. Giusto? Perfetto. Percorso 2, attenzione, comparse massicce. Eccole qui, ragazzi. Le comparse massicce, giusto per darvi un po' di miscellaneus, se così si può dire, è il temporale di eccezionale intensità nel percorso 7. Oh mio Dio, catturiamolo, ragazzi. Catturiamolo, va là. Almeno trovo una miniatura da mettere in questo episodio. Percorso 7. In effetti potrei fare così, ragazzi. Catturo il leggendario e poi vado avanti. Quindi prossimo episodio Cobalion e si va avanti. Percorso 7 questo qua. Mi conviene partire da Ponentopoli, ma è il percorso dove piove sempre. Quindi in realtà potrei essere sfortunato. Temporale. Non vedo nessun temporale, non vedo. Sì. Non c'è il temporale che mi serve. Mi sembrava di aver visto un fruscio, ma fortunatamente non c'è stato. Questo non è un temporale. A meno che... No, è una pioggia normale, ragazzi. Scusate se mi è andata via la voce. Percorso a Montevite. Cioè, a meno che non... No, non può essere qua.
Comunque la cosa del leggendario, e poi si va avanti, la farò sicuramente. Dal prossimo episodio, che si parte quindi con Cobalion. Quindi Cava Ponentopoli. Probabilmente, ragazzi, visto che la Cava Ponentopoli, ho detto probabilmente, visto che la Cava Ponentopoli l'abbiamo esplorata tutta, mi troverete sicuramente davanti a Cobalion, giusto per farvi risparmiare qualche minuto inutile. No, penso che non si trovi qua, coso, Tandulus. Brutta però la cosa che il, come si chiama, sto parlando in modo strano ragazzi, che il Pokédex non vi mostri la sua posizione passo per passo, come qualsiasi gioco da cristallo probabilmente che c'era Suicune che vagava. 172 in attacco speciale ragazzi. Ora i prossimi Pokémon non li sconfiggo, volevo solo far salire di livello Lumiere. E pensate quando troverò Energy Palla, mi pare che la possa imparare. Niente. Non vedo il tornado di forte intensità. No. Mi sa che mi devo documentare meglio sulla wiki. Comunque questo episodio sta venendo molto bene per quanto riguarda il commentary. Sapete perché? Non perché sono solo in casa, ma perché prima ho registrato il video di Hearthstone. Non so se l'avrete già visto oppure no. Penso di sì. Forse sarà un video che farò uscire nei giorni di assenza. Credo di sì. Quindi diciamo che la parlantina si è un attimo sciolta, fortunatamente. E noi rimettiamo il ricerca strumenti e andiamo avanti, semplicemente. Leggerei un'altra volta magari, ecco, comparse massicce di Pokémon. Percorso 6, temporale di eccezionale intensità. Ah, magari si sposta! Allenatore che visiti Boreduopoli, ti do il benvenuto. Allenatore che va sul percorso 11, torna a trovarci. Magari si sposta, magari... È in continuo movimento. Percorso 6. Allora, tra l'altro ragazzi vi spiego un attimo le comparse massicce. Infatti piove a Libecciopoli. Le comparse massicce sono un modo in più, però qui non c'è il sottopassaggio. Che non è un sottopassaggio. Però non piove in realtà. Cioè, piove e basta. Già. Oh mio Dio, so che diventerò matto per trovare Tandurus. Già, il Pokédex non mi dice proprio nulla. Sono un modo per trovare Pokémon, ovviamente ero già qua, zona ignota. È un modo in più per trovare Pokémon delle altre generazioni su Nero e Bianco. Le comparse massicce sono sempre di Pokémon. Eccolo! Piano. Buono ragazzi, molto buono. Tandurus, Pokémon fulminante, lancia scariche elettriche dagli aculi della coda, vola per i cieli di Unima scagliando fulmini. Allora, questa forma di questo trio è orribile, orribile. Le loro forme alternative che hanno introdotto su Nero 2 e Bianco 2 sono mille volte più belle, davvero. E tra l'altro, una cosa che mi sono dimenticato di dirvi ragazzi, il laboratorio PEP serve per l'evento di Genesect. In quanto se voi portate il Genesect evento appunto là, c'è uno scienziato che prima vi sfida e ha un Clink e un Clang, non mi ricordo mai, e poi vi dà due moduli, mi curo la squadra tanto bene, in realtà non serve a niente, vi dà due moduli a seconda della versione, bianco e nero, nero 2, bianco 2. Ho sbagliato, ah ok, ho detto di no. Buono, buono ragazzi, ci siamo tolti Tandurus. Prossimo episodio si fa Cobalion. E poi c'è Virizion, Terrakion. E a questo punto posso fare anche Kyurem appena lo incontro. Cioè appena ci arrivo alla fossa gigante. Quindi ricerca strumenti e 10 minuti, anche poco più, in cui posso esplorare questo nuovo percorso. Ragazzi,
la canzone. Oh, parlava in inglese. Please let me qualcosa. Infatti si chiamerà Mario. Ah, ovvio. E infatti Krogank al 65. C'è qualcosa che non va, ragazzi. Ma no, non, no. A meno che io non debba partire ad est di Sciroccopoli. È l'unica soluzione. Your impact, I will never forget it. Però io ti voglio rileggere adesso. The scenery I've seen, people I've met, Pokémon we've traded moves with, I etch them into my memory. Allora, ragazzi, il repellente non è attivo. Perché? Perché adesso vedrete i livelli dei Pokémon si trovano qua. Già. Sì, ragazzi, mi sa che è arrivato quel momento. Altrimenti non ho la benché minima possibilità di fare nulla. Già. Devo allenarmi la squadra. A meno che, ragazzi, non debba partire ad est di Sciroccopoli, ma non lo vorrei fare. E l'esperienza che mi danno questi Pokémon è qualcosa che ha dell'incredibile. Io ora, ragazzi, non posso fare altro, non posso muovermi, probabilmente. Vi mostro i Pokémon che si trovano qua. Sono abbastanza sicuro che ci sia anche... Sì, Palaombra è perfetta. Bisharp. Se la memoria non mi inganna, perché ci sono stato tantissimo tempo qua. Passavo le giornate ad allenarmi, in vista della Lega e dell'andare avanti con la storia, anzi, più che altro con il post-game, con l'esplorazione della parte restante di Unima. Quindi, io mi devo curare la squadra, è una cosa che non... C'è pure Golduck, ragazzi. Devo shotarlo, però. Psicami su. Ho voglia di tirarmi su, tanto così per dire. Sfuriate, va benissimo. Cioè... più 4 in attacco speciale. C'è un problema, ragazzi. C'è un problema molto grosso. Io mi devo allenare la squadra per forza. Sì, almeno al 60. E lo farò. Lo farò. Solo che... da questo episodio... al prossimo è un po' difficile. Ci metterò quanto? Un'ora ci metterò? Contando che di solito la sera... In realtà poche volte ultimamente gioco a Far Cry 5 in coop con un mio amico, ma di solito molte volte, cioè di solito ultimamente lo faccio molto poco spesso. C'è Ponyard però, c'è Ponyard. Faccio palla ombra. Di solito la sera gioco a qualcosa tipo Isaac o Enter the Gungeon, per esempio, che ho iniziato da poco e che trovo molto bello, sicuramente lo porterò nel canale prima o poi. Per esempio ieri 20 maggio ho finito al 100% la mia maratona Marvel guardando Capitan America Civil War. E però mi sa che Lumiere ci saluta. Inondazione. Non ho lo stab ma ti butto giù lo stesso. E che dire, ragazzi? Non ho nulla da dire. Se faccio qualche passo in più. Percorso 11. Mi serve pure cascata, quindi sistemerò il mio moveset. Penso di mettere uno schiavo dell'MN. Posso fare questo. Perfetto. Posso prendere giusto giusto uno strumento in più, che è un'iperpozione. Controlliamo per di qua se c'è qualcosa. Ok. Oh. Caspita. Già. Ah, giusto, devo per forza essere qua per scendere, come sono salito appunto. C'è un mulinello che in realtà non dovrei affrontare con Lumiere, al massimo lo curo, ragazzi. È un Buizel al 36, in realtà mi va anche meglio, a meno che non usi Acqua Jet. Ah! Come sono prevedibile, non io in realtà, però forza, forza Garo, ce la puoi fare. È un disastro, ragazzi. È un completo disastro. Basculin. Burp. Oh mio Dio, questo si sarà sentito, ragazzi. Scusate. Sono le 6 e un quarto. Questo è il pranzo. Non è altro. Cioè, non ho mangiato nulla. Uno yogurt. Sono a dieta, ragazzi. Ve lo ricordo. Lo strumento è là sopra perché devo fare cascata. Niente, ragazzi. È uno sfacelo totale. Faccio l'ultimissima cosa.
Provo a controllare ad est di Sciroccopoli. Però... però non lo vorrei fare. Non lo vorrei fare assolutamente. No, infatti. A questo punto mando su di livello... lo posso fare off camera? Non penso ci siano lotte da fare. Non mi pare. Perché c'è il ponte, ragazzi. C'è il ponte. Anche Kamina manderò su di livello. Bosco smarrimento. Che era quello che avevo visitato in parte. Ah, giusto. Lì c'è qualcosa da poter prendere. Ah, però mi serve cascata. Però mi serve cascata. Oh mio Dio, ragazzi. Non so cosa fare. Lì c'era una cascata da poter visitare. Ah, mio Dio. No, ragazzi. Lo devo fare. Qui ci sono pure delle lotte da fare. Oh mio Dio, quante cose. Ok, ragazzi, nulla. Lo so, i livelli sono... wow. Ma... tutte queste persone. Merda. Ma che... ok. Allora... c'è un problema, ragazzi. C'è un grossissimo problema. C'è un dislivello troppo alto tra la Lega e il post-Lega. Non posso fare nulla. Nulla, ragazzi. Debole all'acqua, all'acqua, al volante, all'acqua e all'acqua. Non posso fare nulla. Ho perso, ragazzi. Cioè, una piccola cifra di soldi, no, di insomma, di poche dollari, non è un problema. Ma ho perso. Pioggia danza. Aspetta, forse ce la caviamo. Oh mio Dio, quanta esperienza. Kecleon, non è un problema, Kecleon. Terry Arch, ci proviamo. Volo. Sbigo attacco. Vabbè. Cambia colore, lo trasforma in tipo roccia. Però lo sciotto con un brutto colpo. Accidenti, non è ancora abbastanza. Eppure la grinta non mi manca. Allora, fermi. È esattamente come immaginavo. Ecco perché. Ecco, raga, ora si spiega tutto. Ora si spiega tutto. Cosa intendo dire, ragazzi? Semplicemente, ora so perché le prime volte che andavo al campetto, allo stadio, c'era solo un allenatore. Si riempie mano a mano che va avanti con la storia o sconfiggendo la Lega Pokémon. Sta di fatto che sono uno stupido perché stavo per andare dall'elimina mosse a cancellare idrondata quando è soltanto un MT. A me serve cascata, che alla fine è pur sempre un colpo dell'acqua che frantuma la roccia. E noi, ragazzi, ora andiamo nel bosco smarrimento per andare da quella parte dove c'era cascata da utilizzare, tanto per fare una cosa in più, ragazzi, perché purtroppo sono completamente... Ok. Sono completamente con le mani legate. Borsa strumenti, super repellente e... off camera provo a controllare il ponte ad est di Sciroccopoli, di questo percorso. Un fruscio? Ma sì, tanto ormai, ragazzi, che mi frega. Ah, è un disastro, è un disastro. Off camera, ragazzi, farò tante cose. Allora, questo era il percorso che mi interessava. È giusto, giusto per concludere l'episodio. Voglio vedere cosa c'è qua. C'è una caramella rara, che mi sarà molto utile. Ricordo, che dovrebbe essere così, che nell'erba fitta non ci dovrebbero essere proteina. Tutto questo per una proteina. Non ci dovrebbero essere frusci. E qua posso dire al 100% che quelli sono frusci. Ok. Qui non serve più a niente, giusto? Sì, puntini puntini. Di Fof Pensione. La miniatura è ovviamente Tandurus, non perché non c'è altro. Io non voglio fare subito il ponte, ragazzi. Però potrei controllare adesso.
è che ci sono delle belle cutscene. No, ragazzi, lo faccio off camera. Ci sono delle belle cutscene e non voglio farvele vedere adesso, perché altrimenti ci metterei troppo tempo. E non voglio farvele vedere velocizzate, soltanto per una mia curiosità dei livelli. Lo controllo off camera, ragazzi, così almeno voi ve le assorbite integralmente senza problemi. È uno strumento quello là. È uno strumento. Ragazzi, per questo video è tutto. Noi ci vediamo con il prossimo episodio. Carbonell. Ah. E infatti, ragazzi, noi abbiamo trovato sia il Miracol Seme che l'acqua magica. Ci mancava la carbonella, mi pare. Giusto. In ordine alfabetico, quindi Miracol Seme 1. Carbonella 1. E in realtà dovremmo avere... Ah, giusto, perché all'inizio dovremmo avere due acque magiche in realtà, se non mi sbaglio. No, ne avevo una. Vabbè. Al prossimo episodio, ragazzi. Video molto strano. Ciao a tutti.